un'ottima squadra, come lo erano il Novara e il Latina. Noi settimana lavoreremo duro come sempre per preparare al meglio questa partita. Sappiamo che l'avversario è un avversario da rispettare, noi però lavoreremo per farci trovare pronti a questa partita. Ah, è vero, io sono partito dalla Serie D 8 anni fa, quindi le ho fatte tutte fino ad arrivare alla Serie B e sono davvero molto, molto contento di questo inizio di campionato, sia personalmente ma soprattutto per la squadra, perché penso che queste due partite abbiamo fatto davvero, davvero bene e abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Senti Mariano, Latina, 2 punti persi o 1 punto guadagnato Ma io sono del parere che fuori casa sia sempre un punto guadagnato, anche se magari vedendo il primo tempo e magari qualche occasione potevamo forse fare il secondo gol, però poi loro hanno avuto una grande reazione nel secondo tempo, quindi penso sia comunque un punto guadagnato. Ma io credo che non ci sia un modulo per una categoria, forse il modulo lo fanno i giocatori che sono a disposizione degli allenatori. Io penso che questo sia un modulo che esalti le qualità di questa squadra. Quindi, poi a me personalmente poi il 3-5-2 piace molto, quindi sono convinto che possiamo divertirci con questo modulo. Vabbè, io penso che la fase difensiva inizi dagli attaccanti, quindi in questa squadra si sacrificano tutti, altrimenti non arriveresti a fare determinate partite, determinati risultati. Quindi, i primi che ci danno una grande mano sono gli attaccanti, poi dopo è chiaro, magari chi è più propenso è da determinate caratteristiche, magari lo fa un pochino in più, però io penso che in questa squadra tutti si sacrificano. Vabbè, è chiaro che Romulo c'ha altre qualità, quindi c'ha altre caratteristiche, quindi è chiaro che interpreta il ruolo in maniera diversa. Non a caso per noi è un giocatore fondamentale nell'economia del nostro gioco, quindi a Latina abbiamo giocato senza di lui e quindi magari abbiamo interpretato la gara in maniera diversa, proprio per questo motivo qua. Lui ha caratteristiche che gli altri centrocampisti non hanno, quindi è chiaro che con lui la nostra manovra, senza di lui, ne risente, è chiaro. Ma io penso che ogni partita si affronta un avversario diverso e quindi va interpretata magari in maniera diversa. Noi tutta la settimana l'abbiamo preparata in un determinato modo, anche studiando magari le caratteristiche degli avversari. Quindi poi il mister naturalmente fa le sue valutazioni e le sue scelte. Quindi io non penso ci sia un formato trasferta, un formato casalingo. Penso che ogni partita vada interpretata in modo diverso a seconda dell'avversario che c'è davanti. Loro dovrebbero giocare anche loro col 3-5-2, quindi ma al di là dei modi degli avversari, noi prepariamo la partita, pensiamo a prepararci bene noi, poi è chiaro, l'avversario va anche un attimino studiato, le caratteristiche e tutto quanto, però la cosa che conta di più è l'approccio nostro alla partita.